in primo piano. Le risorse necessarie per i consorzi socioassistenziali, la costituzione di un'azienda unica per il 118, il modello organizzativo delle federazioni d'area vasta e la mancata riduzione del numero di aziende sanitarie sono stati i temi centrali del confronto avvenuto in aula sul piano sociosanitario nelle sedute del 20, 21 e 22 marzo. In particolare sono stati affrontati i contenuti del disegno di legge numero 174, su quale le opposizioni hanno presentato 82 emendamenti.